Uptown Funk è un pezzo del novembre 2014 che vince 2 Grammy Awards per canzone dell'anno. Ha venduto più di 18 milioni di copie, dato in aggiornamento. Canzone di Mark Ronson featuring Bruno Mars, che scrivono durante la tournée di Bruno Mars. Ci mettono un sacco di tempo perché trovano un pezzo, poi gli manca un ritornello, poi capiscono che in realtà il ritornello non serve e trovano quel e quello svolta tutta la canzone. Insomma, è una hit. Vende subito, in 6 mesi, più di 6 milioni di copie. Prima in classifica in 68 paesi diversi del mondo. Quindi cosa succede? Nel 2015 cominciano alcuni ad aizzare le orecchie, a dire però questo pezzo sembra un po' qualcos'altro, però questo mi sembra un'altra cosa. 5 gruppi diversi vengono citati durante gli anni, fino al 2018 circa, per essere parte delle royalties di questa canzone. I The Sequence con Funk Up, The Gap Band, Oops Upside Your Head, Trinidad James, che è un artista che ha citato Bruno Mars già nel Making, con All Good Everything. Poi arrivano gli Zap con More Bounce to the Ounce. E poi, successivamente, ancora dopo, i Collage con Young Girls. Sono tutte canzoni che, se andate ad ascoltare, sono palesemente simili ad Uptown Funk, ma molto simili, cioè alcune sono praticamente identiche. È inevitabile avere un'influenza. È più influenza o è più plagio? C'è una cosa che arriva a metà, oppure non arriviamo a metà ed è sempre solo un copiare e mai essere influenzati? A partire dallo stesso rock, come ho già detto nel video precedente, aveva molte influenze e si è allargato tantissimo grazie a quello. Però, prendendo Uptown Funk come esempio, riesco a capire che probabilmente la situazione non è tanto un plagio continuo, rimane influenza quando non c'è troppo grano di mezzo. Vanilla Ice ha fatto il pezzo Ice Ice Baby, bam 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 barabam bam. Bam 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 bam, palesemente uguale ad Under Pressure. E in intervista poi ha detto, quando sono arrivati Bowie e company a chiedere un po' di cash, quando tu decidi di prendere una cosa e non hai troppo successo, la gente alla fine non ti dice più di tanto. Ma quando la cosa è grossa, tutti vogliono la loro fetta. Cosa che succede tranquillamente in Uptown Funk. Sono arrivate band da tutte le parti. E non parliamo di band che hanno fatto successi planetari, con canzoni che hanno cambiato totalmente il funk e tutto ciò che era disco music. E ripeto, Uptown Funk, nelle canzoni che vi ho citato, andatevele ad ascoltare, alcune sono proprio uguali. C'è sempre questa linea sottile tra influenza e plagio. Perché cosa succede? Dopo 100 anni di musica, quindi parlo dell'era moderna, è impossibile creare sempre qualcosa di nuovo. Immaginate un artista di questo momento che sta iniziando a scrivere qualcosa e magari si butta in un genere particolare, come può essere il funk, la disco music, ma anche altri generi. Decide di buttarsi in quella parte di musica, ascolta gli album, ascolta i testi, ascolta le basi, decide di studiare anche quel genere, quindi anche di assimilarlo. Dopodiché poi decide di scrivere una canzone. E cosa succede? Ovvio che quella parte di musica che ha ascoltato lo influenzerà nei prossimi giorni, mesi, anni di stesura di un determinato brano, perché è inevitabile. Ma non dimentichiamoci che anche il bello di scrivere le canzoni, di avere un'idea, plasmarla e ottenere qualcos'altro, perché è influenzato da tutto ciò che c'è intorno a noi. Altrimenti bisogna sempre immaginare di scrivere qualcosa di totalmente nuovo e sinceramente, dopo 100 anni di note, che vi ricordo comunque sono 7, non è che sono migliaia, è impossibile trovare sempre qualcosa di nuovo. Altrimenti deve arrivare un fisico della musica che decide, dice, potremmo decisamente iniziare a scrivere questa cosa nuova che mai è stata fatta. A proposito di questa cosa, vi lascio in descrizione un link che vi porta a un estratto di TED Talk, che è una piattaforma che parla di cultura generale, in generale di tantissimi argomenti, in inglese ovviamente. E in questo talk un uomo ha inventato praticamente una sorta di software per evitare il copywriting nella musica e spiega come funziona. Molto molto interessante, andatevelo a vedere. Prendiamo un altro brano ad esempio, molto famoso, Danny California. Danny California è un pezzo dei Red Hot Chili Peppers, a parer mio molto molto bello. Ha un giro di basso e soprattutto un tempo molto 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 simile a Mary Jane's Last Dance di Tom Petty. Però
Tom Petty viene a scoprire piano piano questa cosa qua e cominciano a scrivere anche i tabloid di eventuali cause che vengono imbastite contro i Red Hot, cosa che in realtà non è mai successa, perché Tom Petty lascia poi a un certo punto un'intervista dicendo: non c'è nessun intento negativo secondo me per i Red Hot, il rock ha tantissime influenze e tantissime canzoni molto molto simili. Ovvio che credo sia giusto e legittimo tutelare tutti i diritti d'autore, però se la musica si è evoluta nel tempo e ha continuato e continuerà a evolversi è principalmente per le influenze, e questo non lo dico io, ma è scritto su ogni canzone che andate ad ascoltare. È stato grazie a qualche plagio che è passato sotto qualche ponte e un miliardo di influenze. Pensiamo soltanto all'hip hop, che nasce come un genere che introduce pezzi di canzone di altri artisti su cui loro poi i rapper scrivono sopra, rappano sopra una base, ed è così che nasce il sample. In conclusione, l'interpretazione dell'influenza musicale è fondamentale, altrimenti tutti sarebbero lì a fare delle grandissime cause, e lo capisco perché chiaramente la musica è anche proprio un'industria, però è fondamentale perché sennò farebbero tutti come George Harrison, che scrivendo un pezzo di cui poi ha pagato una somma per plagio disse: diventai così paranoico da non voler più toccare il piano o la chitarra per paura di toccare le note di qualcun altro.